E dicevamo, qual è il miglior modo per omaggiare la vita? Attraverso lo sport, ma anche e soprattutto attraverso la musica. E noi questa sera abbiamo due testimonial straordinarie, due artiste internazionali, quindi di particolare caratura. Le ascolterete, noi abbiamo piacere di deliziarci con i virtuosismi di Nadia Naumova. E con la voce straordinaria di Michiko Hayashi, soprano della Fenice di Venezia. Possiamo partire allora con l'inno che abbiamo deciso di dedicare ad Antonella Palmisano. Sublime accompagnamento pianistico. Questa sera avremo modo di ascoltarle ancora e di deliziarci, di godere del loro talento. Intanto io invito sul palco il referente della gioielleria Sasso, che ha sostenuto questa iniziativa per consegnare un gioiello ad Antonella Palmisano. Eccolo qui. Buonasera. Ho scritto Budapest 2023, così questa volta di questo ricordo. Bene, c'è anche la dedica speciale, ovviamente, alla nostra campionessa. Sì, ma dicevo, gli ho fatto vedere che avevo il braccialetto che mi aveva regalato di Tokyo, che ormai non lo tolgo più perché comunque è importante ogni tanto ricordarsi quello che si è fatto, e però mi sta riempendo perché tra braccialetti, collanine, grazie, vuol dire che stiamo andando bene. Diventare come la Madonna di Capuz. Bene, ricoperta di ori, di bronzi, ma anche di gioielli. Ecco, arrivano i fiori non possono mancare, mai, suggellano momenti e vediamo i fiori chi li offre, leggiamolo insieme. Ditelo con i fiori di Carriero, perché le cose belle si fanno insieme ed è importante evidenziare i nomi di tutti coloro i quali sinergicamente hanno voluto sostenere, ciascuno a proprio modo, questo evento. E a proposito, tra qualche minuto ci sarà un momento goloso, ai bambini piacerà moltissimo ma anche agli adulti, perché la cremeria offrirà una torta speciale per suggellare il momento. E ancora un ringraziamento va ad Elisabetta Palmisano, che abbiamo scoperto essere la zia di Antonella, perché ha realizzato le acconciature di questa sera e fa riferimento ad un salone che chiamasi Wow. È un salone che si chiama così, devo dire, per quel che mi riguarda non c'è molto da aggiungere, vero Antonella, tu che la conosci bene la zia?
Sì, peccato che semplicemente non è andata bene, che c'è vento, quindi stiamo con i capelli che volano, però sì, è wow. Ma questo dimostra quanto invece sia brava la zia, perché la tua acconciatura è perfetta, invece la mia no, il che significa che è veramente a prova di vento. Grazie, grazie ancora Antonella per aver dato incipit alla prima edizione del premio omaggio alla vita. Vuoi dire qualcosa ancora? No, sono contenta appunto di aver visto tutti loro e niente, ci vediamo il prossimo anno con qualcosa di più importante. Noi ti ringraziamo ancora. Io inviterei sul palco, visto che parliamo di sport, Antonella, anche Angela Costantino Pinto, moglie del grandissimo nuotatore barese Paolo Pinto, avvocato che ha nuotato anche per tanti anni per la ricerca, perché lei ha accanto a sé una nostra carissima amica che è una sub non vedente, parlando di sport, parlando di solidarietà, parlando di omaggio alla vita. La nostra scaletta stasera è così, fra un po' noi scenderemo e ci goderemo dei momenti di musica straordinaria e poi riprenderemo con questo ritmo, questa serata. Eccola qua Antonella. Buonasera. Ti presento la nostra grandissima amica Angela. Che buonasera. Esperienza è quella di Antonella, che esperienza è quella tua? Guarda, io mi sono complimentata con lei anche perché insomma, cioè, avendo avuto un marito sportivo, so che cosa vuol dire il sacrificio, so cosa vuol dire la fatica, so cosa vuol dire la sconfitta, so cosa vuol dire risalire poi dopo la sconfitta. Quindi mi sono complimentata con lei e vai sempre più avanti. La mia associazione dopo Paolo si chiama Albatros, cioè il nome di un volatile che vola sempre più in alto. Attenzione. E quindi che tu possa correre e volare sempre più in alto. Ecco Elisabetta. Buonasera a tutti. Allora adesso io sono il presidente di questa associazione che si chiama Albatros Progetto Paolo Pinto. Da 19 anni Paolo purtroppo ci ha lasciati e avendo avuto un problema alla vista gli ultimi due anni ho pensato di mettere su una scuola subacquea per ragazzi ciechi in tutta Italia. Elisabetta è la prima subacquea non vedente da 19 anni e loro hanno il diritto di vedere il mare come tutti quanti gli altri. Io stasera sono veramente contenta di stare qua e di ricevere questo premio omaggio alla vita, però permettetemi di dire che senza di loro e senza tutti gli istruttori e le guide che in tutta Italia portano sott'acqua questi ragazzi, io questo premio lo dedicherò a loro e a mio marito, perché grazie a lui ho avuto la possibilità di conoscere tanta bella gente. Paolo Pinto, l'indimenticabile avvocato nuotatore barese, al mare dedicò la sua vita, esaltò i valori dello sport con estremo rigore, amò la natura del creato e fu protagonista di molte battaglie civili ed ecologiche. Un atleta ineguagliabile, un campione di sport e di vita ed un esempio per tutti. Il suo spirito di avventura non è mai venuto meno. Ripercorriamo le tappe delle sue imprese natatorie, a cominciare dalla prima impegnatissima sfida di maratoneta del mare, il duplice tentativo di attraversare la Manica. Beh, secondo me la attraversata della Manica è la più difficoltosa per un nuotatore di gran fondo, difatti io sono stato il primo italiano a farla e dico che è una cosa molto molto difficile. 1982, il canale è sconfitto, è il primo italiano che scavalca la Manica. Forza Paolo! Via! Via! Forza! Forza! Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it.
saltato con questa balena pieno di tante paure. Eravamo lì nella baia di Valdés e abbiamo incontrato questa balena bellissima. Era grande, grandissima. Io ho tanta paura di lei. Però poi quando sono andato in acqua, ci ho fatto amicizia, l'ho anche accarezzata. Poi ho nuotato anche con i leoni marini, con i delfini. Io ho nuotato nella vasca di Bruxelles, una vasca da 50 metri, con, nell'82, con i 7 migliori nuotatori di gran fondo del mondo. Quando alla fine questo nuotatore, che era il più vecchio di tutti, è andato lì su questo podio, c'era questa bandiera italiana e c'era l'inno italiano, io l'ho cantato. Concludendo la prova di Paolo Pinto, 25 ore di nuoto, ecco, sentite il grande applauso del pubblico che lo accompagna in questa eccezionale performance. 25 ore in questa vasca da 25 metri per raccogliere fondi per l'Associazione Italiana per la lotta contro i tumori, ha battuto il record del mondo. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà guarire poi, meraviglioso, ma guarda intorno a te che doni ti hanno fatto. Ti hanno inventato il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, ah, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Che lo sport mi ha insegnato tante cose, mi ha insegnato a vivere. Ragazzi, specialmente mi rivolgo a voi, lo sport vi insegna a vivere, lo sport vi fa evitare tante cose di questo porco mondo che corre sempre più in fretta. Nella vita di Paolo Pinto non c'è soltanto il campione di gran fondo. Paolo è stato scrittore, ricordiamo il suo libro Sapore di sale, giornalista, telecronista, magari con la camera a spalla, intervistatore, conduttore di rubriche, ideatore di programmi, sempre innamorato del creato. Troppe cose in una persona sola, ma Paolo Pinto è capace di scindersi o rimane sempre quello che è? Ma io penso che questo Paolo Pinto non è proprio nessuno, è un uomo come tanti altri con tutte le sue debolezze, forse la sua volontà, la sua determinazione, ma soprattutto le sue debolezze. Io cerco soltanto di, non lo so, di raccontare delle cose, di farne vedere delle altre, forse molto peggio di quanto facciano gli altri, o forse cercando di cogliere delle sfaccettature un po' diverse, come avviene a tutti. Ma io sono una persona come tutte quante le altre. E alla fine che voto ti dai? Facciamo così, io mi do 6. Non dico tranquillamente, mi do la sufficienza. Smiling so sweetly now, I hope that she'll be here much longer than I will. My heart loves her with every beat now. So think cool and it should be over, 'cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song.
invito a salire il sindaco della città di Mottola, il dottor Giampiero Barulli, e l'assessore allo sport, la dottoressa Teresa Catucci, e ancora il comandante della polizia locale, il dottor Vito Caramia. Vediamo qui sul palco per... Intanto accogliamoli con un caloroso applauso. Non facciamo mai mancare gli applausi a chi salirà su questo palco. Sindaco, abbiamo Sindaco, fatto buonasera, buonasera di nuovo. Abbiamo fatto un'intervista che sul web ha spopolato. Lei è un grandissimo... No, non dico attore, no, scherzo. No, sicuramente... Sa tenere il palco, sa tenere... No, no. Diciamo che nell'intervista ho soltanto sottolineato alcuni concetti importanti. Innanzitutto il ringraziamento a voi per aver organizzato questa serata e avergli dato, ecco, una connotazione sociale, perché così come dice già il titolo, Omaggio alla Vita, questo è un momento, una serata in cui attraverso l'esempio di questi campioni dello sport, attraverso l'esempio di altre figure che saliranno dopo sul palco e che premierete con dei riconoscimenti importanti, bene, forse possiamo veramente toccare con mano quello che è l'esempio che queste persone, attraverso il loro lavoro, attraverso la loro vita, attraverso il loro volersi donare agli altri in maniera disinteressata, hanno voluto testimoniare. Quindi questo testimone noi lo dobbiamo raccogliere. Eccolo qua, è arrivato questo premio internazionale, prego sindaco, di Omaggio alla Vita, proprio perché lo possa tenere. Ho visto che la sua stanza è piena, strapiena di eventi, di premi, di riconoscimenti, perché evidentemente sta lavorando bene, ha vinto il secondo mandato, è riuscito ad essere rieletto, questo le fa molto onore, ed è un onore per noi essere qui, perché abbiamo fatto la domanda che è stata immediatamente accettata, si è colto subito il senso della serata. Assessore, cara Teresa, quante volte ci siamo sentiti, quante volte abbiamo anche discusso, c'era da organizzare questo evento con la Palmisano, non era facile anche perché per le richieste che ci giungevano da Antonella, dall'organizzazione, dalle Fiamme Gialle, era giusto che fosse così, penso che siamo andati bene, no? Allora Vincenzo, no, io, buonasera a tutti, io ringrazio te perché Nicola Benedetto, te, perché so quanto impegno avete messo in queste, grazie mille, grazie. So l'impegno che ci avete messo in queste giornate, quindi io non ci siamo sentiti, ma continueremo a sentirci, perché ci siamo fatti una promessa che ne faremo tanti altri di eventi così, perché voi siete persone veramente serie che, come ha detto il sindaco, lanciate questo, diciamo, in tutti gli altri temi di sport, di musica, di arte, di spettacolo, lanciate un messaggio sociale che è importantissimo, quindi vi ringrazio veramente tanto. Enzo, e non c'è evento, Enzo, Teresa Catucci, senza... eccolo qua. Ecco, il tuo... grazie. La pergamena, e non c'è evento senza sicurezza, e noi qui abbiamo il comandante della polizia locale, il dottor Caramia, che sicuramente avrà avuto una domenica particolarmente vivace. Sì, infatti io ringrazio tutti di questo invito a questa importante manifestazione, proprio per testimoniare il fatto che anche le forze dell'ordine collaborano alla tutela e alla salvaguardia della vita. Tutti gli invitati a questa manifestazione e i personaggi che calcheranno questo palco, i musicisti, gli sportivi, e per il piccolo contributo che diamo anche noi forze dell'ordine, sicuramente sono importanti per la buona riuscita delle manifestazioni e degli eventi in cui la sicurezza è importante per tutti i cittadini. Quindi ringrazio tutti di questo evento e vi auguro una buona serata e un buon proseguimento. Grazie, grazie comandante. Grazie a voi tutti, vi lasciamo il palco per le prime esibizioni musicali e poi continueremo immediatamente con i riconoscimenti a tutti. Bene, ritornano sul palco questa volta in modo più istituzionale per farci, come dicevo qualche secondo fa, godere del loro straordinario talento. Sono due artiste di scarsa fama, brillanti, hanno studiato la musica, l'hanno studiata con dei grandi, e questa sera ci regaleranno un momento veramente particolare. Io
le vedo già qui posizionate, hanno dei nomi meravigliosi, ma la mia bella cartelletta mi è di aiuto. Michiko Hayashi, soprano della Fenice di Venezia, un applauso per lei. E Nadia Naumova, pianista virtuosa dello strumento per eccellenza, il pianoforte. A voi. Oh.
Meraviglia! La musica non può che accompagnare i momenti più belli della nostra vita, non può che omaggiarli in maniera così profonda e straordinaria. Iniziamo con le premiazioni. Dicevo poc'anzi, la Puglia, terra di arte, terra di storia e tradizioni, terra di eccellenze. Per motivi tecnico-organizzativi e anche per poter essere quanto più rapidi, visto il tempo non propriamente clemente, saremo davvero così veloci nel presentarveli. E, siamo pronti. Sono qui, perfetto. Allora, quindi non leggeremo le loro straordinarie biografie, ma saranno gli stessi protagonisti a fare il punto della situazione e dirci, insomma, della raccontarci, magari con un aneddoto, magari con un pezzetto della loro vita, quella che è la loro operatività.